Nuova offensiva separatista in Alto Adige con un opuscolo stampato in 250.000 copie che sarà distribuito nei prossimi giorni. Replica Tainer, nessuno in Europa accetterà modifiche ai confini. Si trova di questione nel Zukunft, il futuro rubato, recita il titolo dell'opuscolo, sarebbe quello che attende la gioventù sudtirolese se l'Alto Adige non si staccherà al più presto dall'Italia. Poco o nulla scoraggiato dalla scarsa eco che l'Os von Rom ha avuto al grande corteo feriano di Innsbruck, il fronte autodecisionista rilancia l'offensiva con una specie di manifesto della Selbstbestimmung. L'Italia affonda economicamente e moralmente, questo è il tema centrale. Per non essere trascinati nel gorgo, l'unica strada sarebbe quella del plebiscito. Citati Kosovo, Montenegro e Slovacchia per sostenere che i confini nell'Europa di oggi si possono modificare. Nemmeno l'Austria, peraltro, si mostra molto sensibile al tema. La cosa non preoccupa Sven Knoll. L'Austria ha sempre detto: noi andiamo questa via la quale il Sud Tirolo vuole andare. Se noi proponiamo il diritto di autodeterminazione, diciamo noi vogliamo questo diritto, siamo certo che anche la politica in Austria va con noi in questa direzione. Accanto ai veterani della causa, come Bitterhofer, Eva Klotz, Bacher e Zinger, presenti anche della Volkspartei l'ex assessore provinciale Sepp Maier e l'ex presidente del Consiglio provinciale Veronika Stirner-Branch. La posizione ufficiale della Volkspartei, precisa comunque l'Obmann Richard Tainer, è un'altra. Attualmente è talmente fuori luogo prendere in considerazione l'autodeterminazione, perché nessun Stato membro della comunità europea sarebbe disposto ad accettare una decisione del genere. L'opuscolo sarà diffuso in 250.000 copie in Alto Adige come allegato del Tolomiten e in Tirolo attraverso le poste. Il quotidiano di Innsbruck infatti si è rifiutato di distribuirlo.